Mercato in fermento per l'Energy Time Spike Campobasso. La squadra molisana la prossima stagione sarà la matricola del girone L della Serie B. Ma il mercato del club fa intendere che la squadra, affidata sempre a mister Mariano Maniscalco, non sarà una spettatrice con il semplice obiettivo della salvezza, ma potrà puntare ad un ruolo da protagonista. 6 le pedine ufficializzate, l'ultima in ordine di tempo è lo schiacciatore Domenico Maiorana, classe 90, si presenta a Campobasso con un curriculum di tutto rispetto. Nell'ultima stagione ha giocato in Serie A3 a Galatina, in carriera tanta Serie A2 tra Lago Negro ed Ortona e diversi campionati in Serie B. Si tratta di un giocatore esperto in grado di dare equilibrio alla squadra sfruttando le sue ottime doti di ricevitore. La società del capoluogo nei giorni scorsi ha ufficializzato anche l'ingaggio di Marco Santucci, da libero di Campobasso, classe 83, per la prima volta giocherà in un campionato nazionale con una squadra molisana. Santucci ha 10 campionati in Serie A2 alle spalle, tra le esperienze più significative della sua carriera, le 3 stagioni vissute a Sora con l'approdo in Superlega, una vita vissuta sui campi di pallavolo tra Serie A1, A2 e B. Tra i volti nuovi di qualità, Leo Parisi, il palleggiatore classe 85 di Terni, metterà a disposizione dello staff tecnico e della squadra la sua lunga esperienza sui campi nazionali. In carriera ha collezionato diversi successi su tutti, la promozione in A2, la vittoria della Coppa Italia con Ligo Genova Volley stagione 2009-2010, il campionato successivo la promozione in A2 con la Pallavolo Molfetta e la promozione in A1 con la New Mater Volley Castellana Grotte stagione 2016-2017. Con la casacca della Spike Campobasso anche il 25enne catanese Andrea Saraceno, reduce dal campionato in A3 con la Saturnia Aci Castello, un giocatore giovane di grande prospettiva. 2 molisani nel ruolo di centrale, la riconferma di Michele Sulmona, protagonista in questi anni con la maglia del capoluogo, e a fargli compagnia Antonio Picardo, il giovane molisano appena 25 anni, ha già 8 campionati nazionali alle spalle. 2 stagioni in Serie B2 con la squadra della sua città, la Fenice Volley Isernia. Poi le esperienze in B con la GIS Pallavolo Ottaviano, stagione coronata con la vittoria del campionato e successiva eliminazione in gara 3 delle semifinali playoff. 4 anni a Pineto e l'ultima stagione nelle Marche con il Volley Potentino, dove ha perso solo la semifinale playoff. Questi i primi nomi della Rosa 2021-2022. Nei prossimi giorni la società completerà l'organico in vista della preparazione fissata per il 1° di settembre al Palavazzieri.